Attenzione all'ottava giornata, perché l'ottava giornata è un po' il turno della resa dei conti in casa rossonera, la prima sconfitta allo stadio comunale di Bologna contro la formazione allenata da Cervellati. Intanto il punto sugli schieramenti: Milan in campo a Bologna per l'ottava giornata del campionato di Serie A 1968-69 con Cudicini, Anquiletti, Trapattoni, Rosato, Malatrasi, Fogli, Carlo Petrini, Rodetti, Sormani, Rivera e Prati. Il Bologna invece rispondeva con Vavassori, Roversi e Ardizzon, Cresci, Janic, Gregori, Pace, Bulgarelli, Mujesan, Turra e Pascutti. Una festa questa formazione, per chi ricorda le formazioni e le figurine d'epoca. Piero Prati qui ha superato Vavassori, ma il gol è stato annullato dall'arbitro Picasso. Avanza la formazione bolognese, Trapattoni lotta, questo l'intervento intanto da parte di Pace, Bruno Pace, che sarebbe poi diventato allenatore fuori dagli schemi. Ricordiamo il suo Catanzaro 1981-82, modo di porsi innovativo, anticonformista da parte del suo tecnico, allora giocatore del Bologna. Bologna che segna con Mujesan al 38esimo minuto del primo tempo, un gol pesante questo, perché è destinato a segnare la prima sconfitta del Milan in questo campionato, una sconfitta che arriva all'ottava giornata. Il Milan dopo 7 giornate aveva conquistato 5 vittorie, 2 pareggi, 12 punti dopo 7 partite, allora era un punteggio importante, è come se oggi il Milan avesse 17 punti dopo 7 partite, con i 3 punti per la vittoria, insomma 5 vittorie e 2 pareggi, ruolino di quelli che contano. La partita contro il Bologna era una partita contro una squadra che non stava disputando un campionato all'altezza della situazione, basti pensare che il Bologna avrebbe chiuso il campionato con ben 12 punti di distacco rispetto al Milan. Evidentemente quella partita però non aveva detto bene la squadra rossonera, qui una grande occasione a favore di Prati, Milan un po' penalizzato dagli episodi, gol annullato nel primo tempo, questa grande occasione di Piero Prati che non va a buon fine. Intanto nel Bologna entra Scala al posto di Pascutti al 15esimo della ripresa, qui intanto il possesso palla da parte di Turra, il giocatore in maglia 10 della formazione rossoblu in maglia bianca con la striscia verticale rossoblu. È Bruno Pace che si libera del controllo dei difensori rossoneri, la deviazione da parte della squadra milanista con Fabio Cudicini che accenna a partecipare al rilancio, alla riproposizione in attacco di una manovra del Milan. Qui il cross da sinistra da parte di Malatrasi, l'uscita ancora di Vavassori, niente da fare, il Milan perde a Bologna nonostante gli ultimi tentativi che comunque seguiamo, 1-0 decisivo il gol di Mujesan al 38esimo minuto del primo tempo. E adesso diamo la linea alla regia, fra poco torneremo col Milan Super Classic, la stagione 68-69, servizio della domenica sportiva, dopo servizio ci ritroveremo con Milan Cagliari.